Beh ragazzi, sono il Pokémon Collector, buon sabato e benvenuti in un nuovo video sistemazione. Oggi, come saprete, andremo a sistemare la PokéPosta di mercoledì, ossia questa qua. Prima di tutto, iniziamo a imbustarle. Sono un po' di set diversi, quindi dovremmo fare un po' di cambio albo, ma nulla di diverso al solito, quindi siete già abituati. Già che ci siamo, le dividiamo anche più o meno per edizione, oppure più o meno per periodo. Così è più semplice dopo andarle a mettere via. Finalmente tappiamo questo buco qua del Weedle che non ne potevo più. Erika Kindness Gym Challenge più edizione. Anche questo qua lo vedremo completarsi, anche se in realtà già ce l'avevo, quindi è semplicemente una sostituzione. Poi andremo a mettere anche un po' di carte nuove. Più che Regno Glaciale, diciamo che sono contento per stili di lotta, comunque Regno Glaciale ancora manca una marea di roba. Mentre stili di lotta in realtà piano piano stiamo procedendo, manca ancora tantino, ma sicuramente meglio che Regno Glaciale. Quindi in questo video vedremo anche a che punto siamo con quei set. Non mi ricordo in realtà quanto mi manca di stili di lotta, ma un po', ma in realtà non penso tantissimo. Abbiamo anche l'Urshifu, che è una bella cartina. VMAX full. Peoni. Allora, mercoledì probabilmente arriverà un tutte le mie. Preparatevi perché ho preparato, quindi preparatevi perché ho preparato qualcosa di diverso dal solito. Non voglio dire niente di più perché solitamente mi frego da solo e spoilero sempre, quindi lo vedrete mercoledì. Ho solo gettato l'amo, ma non dico niente di più. Iniziamo a prendere un po' di album. Partiamo ovviamente con Team Rocket, dove c'era da sostituire Ductrio o Dactrio. Questo che difetti aveva? Aveva, adesso vi faccio vedere, non so quanto si vede in video, comunque sono cose piccoline. Comunque l'angolo in alto a destra, vedete che non era perfetto, era bello comunque, però ci sta a cambiarla. Poi Gym Challenge prima edizione, abbiamo Erika Kindness 103, che è qui, e anche questa era forse un po' più rovinata, non so se vedete in basso a sinistra, e quindi sostituito. Poi cambiamo l'album e passiamo a Skyridge. Questa darà un bel po' di soddisfazione perché questo qua è il set e ora vedrete che lo andremo a completare perché qui c'era proprio il buco. Ah, 115 di 144. E finalmente sto maledetto Weedle, che non so perché mi mancava, c'è. Quindi direi che ci siamo. Mi soffermo un attimo qua per chi vuole vedere. E poi cambiamo album. Leggenda di Mew. Come già saprete, ho preso queste due carte. E come saprete, oltre a questa cosa qua, mi manca solo una carta per completarlo, ossia l'Arcanine EX. Nel caso qualcuno ce l'avesse, dato che mi manca solo quello lì, mi contatti perché comunque sono interessato. Questa l'ho cambiata perché era reverse. Ovviamente lo cerco italiano e messo bene perché il mio, questo qua, non mi ricordo che difetti aveva, ma insomma era abbastanza rovinato. Infatti, questo qua è uno di quelli che ho comprato in mercatino anni fa e quindi c'ha un po' il bordo usurato. Però va bene, manca solo lui per completare il set, quindi ci sta, ci sta. Passiamo a roba più recente e andiamo con stili di lotta. Qua abbiamo un po' più di carte, quindi adesso le metto un attimo da parte, così lasciamo Regno Glaciale per il finale. E poi abbiamo 4 di Regno Glaciale. Partirei con... Vabbè, sono tutte alla fine, quindi possiamo direttamente andare lì. Dopo ce lo risfogliamo per vedere come siamo messi. Allora, Mimikyu 148,
Necrozma 149 c'è. Victini 144. Urshifu, bellissimo. 168, quindi fuori serie. Il Corviknight 156, che fateci caso a questa cosa qua, l'ho notata anche altre volte, che quando completi i set sono sempre messe così, a croce, come se fossero, mette fuoco, come se quelle in croce fossero più facili da trovare. Non so a cosa è dovuto, però non è la prima volta che se fate mente locale lo dico. Non so se anche negli altri set. Boh, comunque anche qua, vedete, cioè, ancora non c'ho la croce, però sono sempre, vedete, sono sempre quelli che fanno la croce. E infatti l'unica che non c'è è l'alternative, che è un po' più rarina. E non so come sia possibile. Poi abbiamo Mustard, la 163. E adesso abbiamo i due compari. Cricketune, 142. E infine Flapple, la 143. Quindi tutto sommato ci sta, nel senso che questa pagina qua più o meno l'abbiamo completata, ne mancano due qui. Qui direi che ci sia il VMAX di Urshifu, direi. E qua qualcosina ancora ci manca, però sono fiducioso che tra non troppo tempo lo completeremo. Se ce lo vogliamo anche dall'inizio, comunque manca qualche cartina qua e là. Ma nulla di incredibile, comunque nel set regular non c'è mai nulla di troppo complicato. E qua torniamo alle full. Va bene, sono fiducioso. Meno fiducioso invece, Regno Glaciale. Abbiamo Weavile, la 31. E tre misere full. Ah, non è vero, Blaziken e VMAX, quindi è qua. 21, qua. Poi, Peony, 197. Blissey, 183. Anche qua si sta riformando la X. Qua è ancora un bel problema, però l'ho già detto, lo ripeto, me la prendo con calma, Regno Glaciale. Piano piano lo faremo. Allora, torniamo all'inizio. Intanto vi ringrazio per aver guardato. Spero vi sia piaciuto il video. Ci vediamo mercoledì, mi raccomando, con il video di tutte le mie puntini puntini. Io vi ringrazio sempre per aver guardato, spero vi sia piaciuto il video, lasciando un like se vi va, iscrivetevi se non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!